libreria dei podcast della Corte Costituzionale. Sentenze che ci hanno cambiato la vita. Sul cognome della madre e i figli, l'Italia è il fanalino di coda dell'Europa, quantomeno rispetto ai grandi paesi europei. In Francia, ad esempio, i genitori possono scegliere se dare ai figli il cognome del padre o della madre, ma anche il cognome di entrambi e nell'ordine che desiderano. In Spagna la regola è quella del doppio cognome, ma i genitori possono accordarsi su quello al quale dare la precedenza. Se poi guardiamo alla Germania, i genitori sono liberi di dare ai figli il cognome di famiglia oppure quello del padre o della madre, in base alla loro preferenza. Nel nostro paese nessuna iniziativa legislativa sul cognome dei figli. Per dare effettiva pari dignità alle donne nel rapporto coniugale e familiare e per riconoscere l'unicità della filiazione fuori e dentro il matrimonio, ha finora tagliato il traguardo. Anzi, nell'attuale legislatura i 7 disegni di legge sull'argomento sono ancora ai blocchi di partenza. In quella precedente, la 17ª, la Camera era riuscita ad approvare un testo sul cognome dei figli, ma la riforma si è poi arenata al Senato in Commissione Giustizia. Ed è qui, a Palazzo Madama, che si è ripartiti nella 18ª legislatura con 7 disegni di legge presentati, di cui 6 assegnati alla Commissione Giustizia in sede redigente. Al 1 febbraio 2022, però, non risulta né nominato un relatore né, tantomeno, cominciato l'esame. Il tema dell'attribuzione del cognome interessa tutti, e non solo perché tutti ne hanno uno e potenzialmente tutti possono trasmetterlo. Il cognome ha una valenza identitaria, nel senso che contribuisce a definire l'identità di ciascuno di noi. Anzi, è nella nostra vita personale e sociale probabilmente il più diretto e importante elemento di riconoscimento identitario. Consente di individuarci e al tempo stesso dice della nostra storia. A sua volta il trasmetterlo ha un preciso valore identitario e anche una portata spesso molto sostanziale. Pensiamo a quanto tradizionalmente abbia pesato nelle scelte di successione ereditaria che legano il patrimonio al nome. Così come ha un suo valore non solo simbolico, anche il modo in cui lo si trasmette. Automaticamente, per esempio, all'interno della famiglia, con uno specifico riconoscimento da parte di uno o due genitori o anche in forme meno consuete in seguito all'adozione per comune accordo fra i genitori e così via. Nel nostro sistema italiano opera ancora oggi la regola del patronimico. Il cognome dei figli è, nella famiglia, quello del padre. Un tempo, prima della riforma del diritto di famiglia, anche la moglie acquisiva quello del marito. Poi la riforma ha stabilito che la moglie conserva il proprio cognome e aggiunge adesso quello maritale. Anche la potestà genitoriale un tempo era esercitata solo dal padre, ma oggi fa capo paritariamente a entrambi i genitori. La regola del cognome dei figli invece non è cambiata. Per i figli continua a valere l'obbligo del cognome paterno, nonostante da vari decenni se ne discuta e nonostante la questione della compatibilità di questa regola con la Costituzione sia stata più volte sottoposta alla Corte Costituzionale. In particolare, ne è stata messa in dubbio la coerenza con le norme costituzionali che tutelano l'identità personale del figlio, l'uguaglianza fra uomo e donna e fra coniugi nella famiglia.
e inoltre con principi della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, in applicazione dei quali il nostro paese è già stato condannato proprio per la rigidità del suo sistema di attribuzione del cognome ai figli. Sul piano costituzionale, il tema della disciplina del cognome e delle sue vicende presenta una certa complessità, che è poi quella che spiega il percorso graduale e un po' tortuoso attraverso cui la Corte è arrivata l'anno scorso, nel 2021, a una decisione in qualche modo clamorosa, quella di porre essa stessa a se stessa il dubbio di costituzionalità della regola generale del patronimico. Ma questo lo vediamo fra poco. Tema complesso, dicevo, perché investe con molta evidenza, come proverò adesso a spiegare, il ruolo della Corte Costituzionale e la natura del suo rapporto con il Parlamento, e perché mette bene in luce i limiti, ma anche le potenzialità, in base alla Costituzione, dell'intervento del giudice costituzionale. La Corte Costituzionale controlla la conformità delle leggi alla Costituzione. Ma è naturalmente al legislatore che spetta il compito di approvare le leggi, di compiere le scelte ritenute anche politicamente più opportune nella disciplina dei vari oggetti e quindi anche, per quello che ci interessa, di scegliere come regolare la trasmissione del cognome, scegliendo il modo a suo giudizio più adeguato. La Corte Costituzionale, si dice, è un legislatore negativo. Può eliminare dall'ordinamento leggi incompatibili con la Costituzione, ma non può legiferare in positivo. Non può, cioè, di norma introdurre regole nuove. È però vero anche che la Corte Costituzionale, giudice delle leggi, appunto, ha il compito di dare tutela ai diritti garantiti dalla Costituzione. Essa è, cioè, insieme giudice delle leggi e giudice dei diritti costituzionali. E questa esigenza di garantire effettivamente questi diritti può arrivare ad assumere carattere prioritario, fino al punto, cioè, se necessario, di prevalere anche sull'esigenza del rispetto della discrezionalità del legislatore. È sul filo di questo delicatissimo equilibrio che si è snodata anche la nostra vicenda del cognome. La regola del patronimico corrisponde a una concezione patriarcale della famiglia, una concezione non più coerente con i principi dell'ordinamento e con il valore costituzionale dell'uguaglianza fra uomo e donna. Questo la Corte lo ha detto fin dagli anni Ottanta del secolo scorso, con due ordinanze, la 176 e la 586 del 1988. In quelle pronunce lo stesso giudice costituzionale precisava però di non poter intervenire come gli era stato chiesto, proprio per i limiti del suo ruolo di legislatore negativo, come ho detto poco fa. Solo il Parlamento può e deve intervenire per superare l'obbligo del cognome paterno, sostituendo quella regola con un'altra rispettosa del principio di parità dei coniugi e idonea a salvaguardare pienamente l'identità del figlio. Le soluzioni, infatti, possono essere molte e varie. E la scelta di una o dell'altra è tipicamente questione di politica e tecnica legislativa, una scelta che spetta per definizione alla discrezionalità del legislatore. Si può, per esempio, decidere che al figlio siano attribuiti entrambi i cognomi, affidare di volta in volta ai coniugi la decisione sul cognome da attribuire, prescrivere l'adozione di un unico cognome familiare, da scegliere di comune accordo fra i coniugi stessi, e così via. Ci sono poi questioni di contorno che si aprono e vanno risolte, per esempio, nel caso di entrambi i cognomi, quale deve precedere l'altro? Che cosa accade alla seconda generazione? Possono i figli di uno stesso nucleo familiare avere cognomi diversi? Ha senso che si scelga di volta in volta uno o l'altro cognome o è bene che stabilito un cognome quello valga per tutti? Insomma, le soluzioni sono molte e, come dimostra anche l'esperienza di altri paesi europei che hanno compiuto nel tempo scelte anche alquanto diverse,
E a fronte di questa varietà di possibili soluzioni, la decisione di quale sia preferibile non può che essere ovviamente del Parlamento, che esprime il sentire comune e dà voce alla coscienza sociale. Già in quelle prime pronunce del 1988, la Corte aveva preso atto che l'evoluzione della coscienza sociale impone di superare il patronimico e impone dunque l'intervento del Parlamento. Un intervento che la Corte sollecitò, ne sottolineò l'urgenza, visto che già all'epoca il nostro era uno degli ultimi ordinamenti europei che conservava quella regola obsoleta. E visto anche il rischio di andare in rotta di collisione con principi sovranazionali al cui rispetto siamo vincolati. Di fronte all'inerzia del legislatore, di nuovo chiamato in causa sul tema, la Corte ha ribadito di non poter essere lei a dettare la disciplina necessaria per superare la regola vigente. L'ha detto in due successive occasioni. La prima nel 2006, erano passati quasi 20 anni dalle prime pronunce, quando afferma esplicitamente che mantenere quella regola è irragionevole. Ancora una volta, però, ritiene di non poter intervenire per non invadere il campo del legislatore, perché fissare regole nuove, scegliendole fra le molte varie possibili, esorbiterebbe dai suoi poteri. Nel frattempo l'Italia subisce una condanna da parte della Corte europea dei diritti dell'uomo per quello che viene considerato un vizio strutturale del nostro ordinamento, causa di discriminazione delle donne e lesivo del diritto al rispetto della vita privata e familiare, una sentenza del 2014. 2 anni dopo, siamo nel 2016, la Corte Costituzionale dichiara finalmente un'illegittimità parziale della regola, con una sentenza, la 286, esattamente ritagliata sulle particolarità del caso concreto al suo esame, in cui 2 genitori avevano lamentato di non poter dare al loro figlio di comune accordo anche il cognome della madre. La risposta della Corte è una dichiarazione di incostituzionalità della regola del patronimico nella parte in cui non consente, qualora i 2 genitori siano d'accordo, di aggiungere il cognome materno a quello del padre. La sentenza precisa che in assenza di un accordo tra i genitori resta ferma la regola generale del patronimico, sulla quale però sollecita un indifferibile, sto citando la sentenza, intervento legislativo destinato a disciplinare organicamente la materia secondo criteri finalmente consoni al principio di parità. Dopo la sentenza del 2006 della Consulta sono state presentate numerose proposte parlamentari. In attesa della riforma, con una circolare della Direzione Centrale per i Servizi Demografici del Ministero dell'Interno, è stato introdotto l'obbligo per l'ufficiale di Stato civile di accogliere la richiesta dei genitori che, di comune accordo, intendano attribuire il doppio cognome, paterno e materno, al momento della nascita o al momento dell'adozione. La circolare del Viminale però non risolve tutti i problemi. Innanzitutto, non è ancora possibile dare al bambino soltanto il cognome materno. Quello del padre deve comunque essere presente e anteposto a quello della madre. Inoltre, se per attribuire il cognome materno è necessario l'accordo dei genitori, per assegnare quello del padre, invece, non è richiesto il consenso della madre. Ancora, se il figlio viene riconosciuto dal papà in un altro momento, il cognome della madre può essere affiancato o addirittura sostituito da quello paterno. Oggi il padre può ancora presentare da solo la denuncia di nascita e rimane, non solo di fatto, titolare esclusivo della scelta del nome e cognome da imporre ai figli. Infine, il doppio cognome di uno o entrambi i genitori va considerato in blocco e non si può trasmettere solo il primo, con la conseguenza che in molti casi si deve rinunciare a imporre il doppio cognome, che diventerebbe triplo o quadruplo.
E siamo così arrivati all'ultima pronuncia del 2021, che non è una sentenza, ma tecnicamente una ordinanza di rimessione. Stavolta due genitori volevano dare al figlio il solo cognome della madre, ciò che non è consentito nel caso in cui entrambi lo riconoscano contestualmente in base a un certo articolo del Codice Civile. Ecco allora che la Corte fa un altro passo avanti. Ricorda tutto quello che è accaduto, prende atto che i suoi inviti al legislatore a rimodulare sollecitamente la disciplina non hanno avuto seguito e pone, e si pone, il problema più generale della regola della trasmissione automatica del cognome del padre. Questa regola, infatti, operando nel caso in cui i genitori non si accordino, finisce per incidere anche sulla soluzione del caso che le è stato sottoposto. Perché, osserva la Corte, neanche la possibilità, fra l'altro limitata, di derogare alla regola attraverso il consenso fra genitori, garantisce vera parità. Che parità è infatti quella in cui soltanto una parte, la madre, ha bisogno del consenso dell'altra per attribuire il proprio cognome, sapendo che senza consenso prevale comunque il cognome del padre? Cosa ha fatto allora la Corte? Una cosa che accade molto raramente. Ha sollevato davanti a se stessa la questione di costituzionalità della regola generale, quella che impone l'acquisizione del solo cognome paterno. La Corte può farlo? Sì, può farlo perché, come dicevo, l'applicazione di quella regola generale e quindi la questione della sua legittimità o della sua illegittimità costituzionale è pregiudiziale alla soluzione del problema particolare che le è stato posto. Preciso tutto questo, e qui apro una parentesi, perché è importante sapere che la Corte Costituzionale si può pronunciare solo sulle questioni che le vengono sottoposte e solo e strettamente nei termini in cui le vengono proposte. I guardiani dei cancelli del giudizio di costituzionalità, i gatekeeper, come dicono gli inglesi, sono i giudici comuni, i quali, quando in un giudizio devono applicare una regola della cui costituzionalità dubitano, ma non possono decidere senza avere prima risolto questo problema, devono rivolgersi alla Corte Costituzionale sottoponendole quel dubbio. Nel nostro caso la Corte deve rispondere a questa domanda. È costituzionalmente legittimo che due genitori non possano di comune accordo attribuire al figlio il cognome della madre? Ma per risolvere questa questione deve prima la Corte superare quella pregiudiziale. Riconoscere infatti in nome della parità il diritto dei genitori di decidere di comune accordo l'attribuzione al figlio del solo cognome della madre impone di accertare prima se, in caso di disaccordo, l'automatica attribuzione del cognome del padre sia costituzionalmente legittima. La Corte dubita che lo sia e ne spiega le ragioni. Imporre il solo cognome del padre e quindi riconoscere un solo ramo genitoriale, contrasta con la necessità costituzionale di garantire l'effettiva parità fra i genitori, la pienezza dell'identità personale del figlio e anche l'unità familiare. Sì, anche questa, perché, come la Corte ha detto anche in altre occasioni, è proprio l'uguaglianza che garantisce quell'unità e viceversa è la disuguaglianza a metterla in pericolo, in quanto l'unità si rafforza nella misura in cui i reciproci rapporti fra coniugi sono governati dalla solidarietà e dalla parità. Che cosa accadrà? Può essere che, è quello che tutti si augurano, il Parlamento intervenga finalmente con una disciplina adeguata e risolva così il problema. A quel punto la questione si fermerà lì e la Corte Costituzionale chiuderà la vicenda con una sentenza che ne prende atto. Diversamente,
Ma certo nessuno se lo augura, tantomeno credo di poterlo dire la Corte stessa. Toccherà ai giudici costituzionali decidere qualcosa, tenendo conto di quell'equilibrio delicato di cui dicevo prima, come tutelare i diritti costituzionali rispettando le prerogative del Parlamento e i limiti del proprio ruolo.